Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, si è recato oggi pomeriggio al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'era del governo Conte bis sembra infatti giungere al termine, nonostante i tentativi di portarlo avanti anche grazie a varie aperture delle varie compagini. Alle 16 in punto il Presidente del Consiglio ha lasciato Palazzo Chigi per salire al Quirinale, dove ha incontrato il Capo dello Stato Sergio Mattarella. È la seconda volta che il Premier si presenta al Colle in 24 ore. Lo stesso Conte ha illustrato al Presidente della Repubblica che la situazione politica determinata sia a seguito delle dimissioni è davvero complicata. Infatti, dopo le dimissioni stesse delle ministre e del sottosegretario, ha lasciato il Quirinale e ha rappresentato, inoltre, dichiarano la volontà di promuovere in Parlamento l'indispensabile chiarimento politico mediante le comunicazioni da rendere dinanzi alle Camere, che dovrebbe avvenire, tra l'altro, nella giornata tra lunedì e martedì. Sono intanto 17.246 nuovi casi Covid in tutta Italia, secondo il consueto bollettino della Protezione Civile Nazionale. I tamponi effettuati sono 160.585, per una percentuale di incidenza ai test che aumenta ancora. Torna a salire infatti al 10,7%, mentre ieri era persino dell'8,9%. I guariti nelle ultime 24 ore sono 20.115, che portano ad un decremento degli attualmente positivi di quasi 3.400 unità. Dal bollettino si segnalano anche altri 522 decessi. Parliamo anche della situazione ospedali nel Paese. Sono 22 pazienti in meno in terapia intensiva, che portano il totale nazionale a 2.557, mentre nei reparti ordinari sono 23.110 ricoverati per Covid, con un decremento rispetto alla giornata di ieri di ben 415 unità. Parliamo anche del bollettino odierno nella regione Campania. Sono infatti 1.294 i nuovi positivi Covid, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'unità di crisi per l'emergenza. I tamponi effettuati sono stati 13.728, per una percentuale di incidenza ai test del 9,42%, in aumento di 1,5 punti percentuali rispetto alla giornata di ieri. Si segnalano inoltre 760 guariti in tutto il territorio regionale e purtroppo anche altri 41 decessi, di cui 10 nelle ultime 48 ore e 31 dei giorni precedenti, ma contabilizzati soltanto nel bollettino odierno. Intanto sono 104 i posti letto in terapia intensiva occupati in tutta la regione sui 656 disponibili, mentre sono 1.365 i posti letto occupati nei reparti Covid su 3.160 disponibili. L'ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato d'urgenza questa mattina in un ospedale del Principato di Monaco per degli accertamenti urgenti in ambito cardiologico. La notizia è stata confermata anche dal medico personale, il dottor Alberto Zangrillo, il quale ha spiegato di aver deciso lui per il ricovero dell'ex presidente del Consiglio per un problema cardiaco aritmologico. «Non sono preoccupato per le mie condizioni», dichiara lo stesso Berlusconi, «mi preoccupo però per quelle di tanti italiani vittime del Covid e che subiscono le conseguenze di una crisi gravissima. Mi preoccupo anche di conseguenza per il rischio che la crisi politica che si è aperta aggravi la paralisi decisionale del Paese in un momento così difficile. Qualunque sia la soluzione, è necessario attuarla al più presto», conclude. Nuova riunione intanto tra il governo e le regioni sulle misure restrittive per contrastare l'epidemia Covid, che saranno contenute nel prossimo DPCM. All'incontro convocato dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia hanno partecipato anche i rappresentanti di ANCI e UPI. Presenti anche il ministro della salute Roberto Speranza e il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, che parla infatti sul tema vaccini. Si parte dalle certezze con il divieto di spostamento tra le regioni, che sarà in vigore fino al 15 di febbraio e non più fino al 5 marzo. Si è deciso anche per i musei aperti in zona gialla nei giorni feriali. La grande novità però sono ancora le zone. Il ministro Speranza infatti sarebbe per mettere in arancione praticamente tutta l'Italia, a partire da domenica con i nuovi parametri, così come anticipa anche il presidente della regione Liguria e il vicepresidente della conferenza delle regioni Giovanni Toti.
Cambiamo argomento e parliamo della cronaca. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso lo scalo di Capodichino, ha tratto in arresto due cittadini di origine africana che trasportavano complessivamente 11,5 kg di droga nascosti all'interno di alcuni bagagli da stiva. I due corrieri, un 45enne e un 23enne giunti a Napoli con un volo proveniente da Parigi, stavano per lasciare questa mattina l'aeroporto quando sono stati fermati e sottoposti a controllo prima di allontanarsi dalla sala arrivi. In particolare, gli ufficiali addetti ai controlli, non convinti delle spiegazioni ricevute e insospettiti da ulteriori segnali, hanno controllato i bagagli dei due soggetti, rinvenendo 569 ovuli contenenti cocaina per un peso complessivo di 8,5 kg e di 3 kg di oppio, inoltre all'interno di alcune bottiglie e confezioni per l'igiene intimo personali, pronti ad essere subito distribuiti nelle piazze dello spaccio campane. La purezza dell'ingente quantitativo di droga sequestrata avrebbe consentito alle organizzazioni criminali di mettere sul mercato nazionale circa 300.000 dosi di droga per un guadagno complessivo di oltre 2 milioni di euro. Sono 195 nuovi casi da Covid in provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'AS locale. I tamponi effettuati sono 1.924 per una percentuale di incidenza ai test del 10,13%, in aumento di quasi 3 punti percentuali rispetto alla giornata di ieri. Secondo l'ultimo bollettino sono 286 guariti da Covid, che portano una diminuzione di 102 attualmente positivi nella provincia, ma aumentano anche in questo caso ancora i decessi, ben 11 nelle ultime 24 ore. I comuni col maggior numero di casi attualmente attivi sono Maddaloni con 236, Mondragone con 206 e con 49 positivi soltanto nelle ultime 24 ore, Caserta infine con 185 casi. Avevo bisogno, anzi ho bisogno, di qualche giorno di tempo per elaborare quanto accaduto, ma l'esplosione di un ordigno in via Belvedere colpisce tutti noi, colpisce chi lavora ogni giorno, colpisce la gente onesta e per bene di questa città. Lo ha dichiarato il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, in merito all'esplosione di una bomba carta davanti a un negozio di tabacchi della città. Ho portato la mia solidarietà e quella di tutta l'amministrazione comunale alla proprietà e ai residenti della zona, prosegue. Le forze dell'ordine hanno avviato subito le indagini, acquisito le immagini della videosorveglianza comunale e sono sicuro che prestissimo questi criminali saranno assicurati alla giustizia. Noi proviamo a fare la nostra parte con gli uomini a disposizione, spiega Golia. Ieri i nostri agenti impegnati nel pattugliamento della città sono transitati su quella strada una decina di minuti prima della deflagrazione. Da ormai 18 mesi mi confronto quotidianamente con le autorità responsabili della pubblica sicurezza, chiedendo più controllo del territorio, più uomini e più mezzi. Con l'emergenza Covid i servizi da svolgere sono aumentati, ma non le pattuglie disponibili. Continueremo a chiederlo in tutti i tavoli, conclude, fino a quando chi decide a Roma non raccoglierà il nostro disperato grido di allarme. Tutto pronto ormai per l'imminente insediamento del neovescovo di Caserta, Monsignor Pietro Lagnese. In vista del prossimo 20 gennaio, infatti, il Comune di Caserta ha varato un nuovo piano, secondo cui evitare assembramenti proprio nella giornata importante per l'annuncio del neovescovo. Il dirigente comunale Francesco Biondi e il comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone hanno firmato infatti proprio oggi una nuova ordinanza con il divieto di sosta con rimozione carro gru dalle ore 8 del 20 gennaio fino al termine della Santa Messa in occasione della solennità di San Sebastiano Martire su tutto il perimetro di Piazza Sant'Anna. Mentre dalle ore 15 fino al termine della cerimonia di insediamento del Vescovo Lagnese, che si terrà a partire dalle ore 18 in cattedrale in piazza Vanvitelli, sul tratto compreso tra via Mazzini e via Poglio. Inoltre lo stesso giorno alle 16 ci sarà un incontro con le istituzioni presso il Teatro Comunale Costantino Parravano di via Mazzini. Riaprono da lunedì 18 gennaio i musei in zona gialla, come abbiamo già spiegato in apertura. Come da disposizione giunte ieri sera dalla Direzione Generale Musei del MIBACT, fatto salvo cambiamenti dell'ultima ora dovuti a problematiche emergenziali, anche la Reggia di Caserta tornerà ad accogliere il pubblico a partire dalla prossima settimana.
Come infatti disposto dal Ministero, i luoghi della cultura statali saranno aperti dal lunedì al venerdì negli orari ordinari, mentre resteranno chiusi per il momento sabato e domenica per le restrizioni legate allo stato di emergenza. Per la Reggia di Caserta nell'immediato si conferma inoltre la chiusura settimanale del martedì. La direzione ha subito avviato i necessari processi interni e esterni per poter assicurare l'apertura continuata nei giorni feriali a favore del pubblico già fidelizzato. In questa prima fase dunque gli appartamenti reali, il parco reale e il giardino inglese si dischiuderanno soprattutto a favore del pubblico di prossimità. Nella consapevolezza della grave privazione patita in questi mesi dagli abitanti di tutto il territorio, siamo lieti, scrive una nota della Reggia di Caserta, di poter tornare nel nostro quotidiano per condividere il benessere e la grazia che il nostro patrimonio è in grado di infondere da sempre. Parliamo anche di sport della Serie A, niente allenamento oggi per il Napoli, sorpresa a Castelvolturno. Il tecnico Gennaro Gattuso infatti ha portato tutto il gruppo a pranzo ad Ercolano, alle pendici del Vesuvio, per stare insieme e ricompattare un gruppo in difficoltà dopo le ultime prestazioni non esaltanti, seppur ci siano state due vittorie. Una scelta quella del tecnico, volta a ritrovare quell'energia e quella voglia di fare risultato che sono determinanti in questo momento, uno dei più cruciali della stagione, con all'orizzonte la Fiorentina e soprattutto la Supercoppa da giocarsi contro la Juve. Intanto buone notizie, seppur caute, sul fronte Osimhen. L'attaccante nigeriano, fermo da metà novembre per una lussazione alla spalla in Coppa d'Africa e che nel frattempo ha contratto anche il Covid, continua ad avvertire dolore alla spalla e al braccio, ma ha ripreso finalmente a correre, così come confermato anche ieri dallo stesso Gattuso. Il tampone di oggi al giocatore però ha confermato la positività al Covid e quindi verrà valutato nei prossimi giorni. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi. Prima serata alle 21.30, infatti una nuova puntata di 30 minuti con. Intanto vi do anche appuntamento con l'informazione di Teleprima, domani alle 6.55 con la solita rassegna stampa. Buona serata.